Ragazzi, e benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono la Pani e io sono Xioder, ragazzi, e oggi siamo nel profilino della Pami, della Dark Lady. Guardate, la Pami, ragazzi, ha paoli giganti ovunque. E col culo che ho non troverò niente di buono, ragazzi. Fammi vedere il culo che hai. Sì, al culo grosso, ragazzi. Due bauli giant da aprire, trovati nei free chest, e il baule giant delle missioni li apriremo oggi con voi, ragazzi. Dai, il primo lo apriamo subito. Togliti questo qua delle missioni, allora, dai. Quello delle missioni. Subito il subito. Giant, così. Super via. Like per il Giant. Vai, 924 via. Di gold. Molto good. Wow, un'epica nel Giant. Guarda di scheletri. Non so neanche come si chiama quella carta lì, la 106 Pami. Spiriti del fuoco. Questa non è buona. Mamma mia. Viva Rilidossa 139. No, questi li voglio io. E 62 scaricucci. Il primo Giant. Via così. Intanto si apre tutte le missioni che aveva da lì. Vai che ti fai. Prendi pure questo. 300 monete. Ok. Andiamo a farci una bella partitella, ragazzi, con il Mega Depk della Pamina, con Giant maxato, roba maxata, roba interessante. Siamo contro Anime MRZ dei Tunisia Team. A me il tuo deck non piace, te lo dico ogni live. Apriamo con un Giant da dietro, così ce lo togliamo subito dai piedi. Vediamo. Ma tu, Marco, sei arrivato a 10. Io non sono manco arrivato a 10, non so di che cosa tu stia parlando, ma il bombardino. Noi andiamo a giocare di qua per togliere un pochettino di goblin. Vediamo. Se riesce ad andare da solo. Lui va con il boscaiolo addirittura sul Giant. Da solo gigante. Il gigante viene protetto adesso e poi va pallafocato in questo momento, in modo che togliamo sia il bombarolo che il suo stregone. Wow, Vortex per lui. Andiamo a cacciare e a prenderci la torre, ragazzi. Andiamo a prenderci la torre, assolutamente. Ma non aveva il bombarolo, perché quello che rilascia. Noi la ce l'avevamo. Buscaiolo. Sì, ma noi avevamo il bombarolo di là a destra che andava. Andiamo a chiuderla veloce, ragazzi. Andiamo a chiuderla veloce. Bombarolo cattivissimo con strega e tutto il resto. Lui ancora cerca di difendersi. Grandi applausi per lui che va alla difesa con un mega attacco. 854 la torre, ragazzi. Direi di non fermarci assolutamente. A 9 andiamo con Giant. Strega notturna, via così. Giant. Aspettiamo il suo stregone, lo andiamo a pallafuocare in modo da toglierlo dai piedi subito. Via lo stregone, Giant dentro, viene vortexato, aspettiamo la gang, che dovrebbe arrivare tra qualche istante, attenzione, Giant che va a colpire, andiamo con la scarica e ce la portiamo a casa così, di grande prepotenza. Ma non ci piace il deck. Non mi piace il deck, ma ovviamente giochi contro i livelli 11, tu hai le carte maxate, ma è ovvio che si vince. Vai, tutto tuo. Se poi mi fa partire il baule da 3, non vuole perdere neanche un istante. Allora, questo è il primo che ho trovato che è fermo da mesi. Via. Vai, mesi. 924 di gold. Molto bene. 76 goblin. Bad situa. 20 torre bombardine. 173. Niente che schifo. Ve l'ho detto che non sono buoni per me questi. Che baule, bauli. Che baule. Servono via, quando via. Per pulirti il culo. No, così di cattiere. Andiamo dentro. Dai che ne facciamo un'altra, ragazzi. Siamo contro Longhorn Bears dei Randy Lahey. Sì. Cito scusa per l'inglese della Pami. Andiamo subito, io spingerei subito di prepotenza. Grande zia, abbiamo già vinto. Subito di prepotenza. Sì, è vinta. Andiamo così. No, forse è vinto. Sì, pensavo di riuscire a fare un po' più. Wow, gli scheletrini. Ma che grande. Potevi zappare sti scheletrini. Potevo zappare sti scheletrini. Non pensavo piantasse giù gli scheletrini. Ma come li abbiamo visti, lo potevi fare subito. Fa niente. Andiamo giù così. Dai che ce la portiamo a casa. Giù la strega, così 5 eliminati. Lui va con un'orda. Andiamo con una fireball per togliere l'orda e danneggiare il suo Ogrider. Bene che qua recuperiamo tantissimo. Possiamo piantargli davanti una strega e tenere. O addirittura il tronco. Dai, non posso non vincerla qua, però. Mi sembra di no, che non la stai vincendo. Aspetta. Sì, adesso guarda lui come si difende.
Ande. Vediamo gli scheletrini, vediamo se arrivano. No, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Arrivano con un po' di ritardo, ma arrivano anche i suoi scheletrini qua. Molto easy, noi potremmo andare così. Vediamo se lui gioca allo Grider. No, non si sa, intanto c'è lo spirito del ghiaccio. Puntiamo alle 3 allora, puntiamo alle 3. Strega davanti, cattivissima. Cattivissima, ovviamente lui va con la furia, furia OP. Allora, dietro gli sgherri molto indietro, lasciamo recuperare un po' di elisir. Andiamo all'attacco con la doppia strega, vediamo se entra il Giant, non ce la farà. Non ce la farà purtroppo il Giant ad essere pronto, meno male che lui gioca di merda. E quindi riusciamo a tirare un Giant. No, lui addirittura è così, di prepotenza così. Voleva togliere le streghe. Eh sì, voleva togliere le streghe, aspettiamo gli scheletri. Ok. Ok, zap quasi buona, manca uno scheletrino solo, ragazzi. Giant che comincia a martellare di grande prepotenza sulla sua torre. Dov'è la tua furia adesso? Allora, andiamo così, ok. Lui andrà ovviamente con lo Grider e la furia. No, gioca lo Grider di là. Ma va, lo andiamo. Ma figurati, uno così non mi può vuota mia. Andiamo così, ragazzi. Andiamo. Bene, bene, bene. Strega notturna è stata fermata. Giant che entra. Lo andiamo a proteggere. Una strega normale, ragazzi. Wow, i luridi. Ha tirato fuori i luridi. Attenzione. Ai, 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 attenzione. Ma ha tirato fuori una coppia di luridi che non mi aspettavo neanche io, sinceramente. Difensiva. No, devo ragionarla un attimo, Ok, perfetto, così va benissimo. Fermi tutti, 209, lui ha una fireball, riuscirà a portarsi in pareggio. Noi andiamo con il Giant centrale, le torri colpiscono il mio Giant, gli sgherrini sono liberissimi, andiamo anche a zappare, potevo evitare la zap, ma era solo per velocizzare un pochettino la disfatta delle sue torri. E Giant cattivissimo va a tirare giù la torre di sinistra, la Pami si garantisce un'altra mega vittoria. Abbiamo l'ultimo baule Giant da aprire. Parlando di già, dai che trovi la leggendaria, dai che la trovi. Vero, sono brutti, non ho mai trovato niente di buono neanche in quegli altri. Mi dispiace, attenzione così. 924 di gold. Molto good. 11 cavalieri. Non li usa. Li usa. No, 104 100. Barili di ossa. Ai, ai, ai. Gomani lancieri. Com'è che si chiamano quelli? Goman lancieri si chiamavano. Una merzia. Solo dislike per queste brutte carte che abbiamo trovato. No, ragazzi, mi raccomando, un sacco di like. Non ascoltate questa pazza che purtroppo non sa quello che dice. Non li like perché non li trovate due stupidi come noi. Non li trovate. Beh, ragazzi, grazie davvero per aver guardato questo video. Un bel like. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo presto. Ciao.